la rivoluzione per me, la parola è il cambiamento, cioè il cambiamento che potrebbe essere un cambiamento della vita, cambiamento dello sguardo verso le cose, è il cambiamento. Ah no, la rivoluzione che ho fatto io, quella della scelta di, secondo me, quando avevo 17 anni, di decidere invece di andare a Los Angeles a studiare il cinema, venire in Italia, quello è stato. E invece, così come esiste il romanzo di formazione, fra i tuoi film, quale definisci il film di formazione? Il film, tra i miei film non ho una scelta ben precisa. Tra i miei film quello che amo molto sono, diciamo, Saturno Contro, che ho girato in casa, La vita dei miei amici e Mine Vaganti. Sono due film che mi fanno sempre molto, mi ci trovo molto, insomma. Per leggere la realtà bisogna leggere, leggere, leggere. Il mio consiglio ai giovani è questo: non fatevi distogliere dalla superficialità dei social media. Esatto. Trovate il tempo per immergervi in quell'oggetto meraviglioso che è un libro. Scegliete voi quello che volete, non necessariamente un mio libro. Io sono circondato dai libri, perché oltre a viaggiare, esplorare il mondo come inviato, come corrispondente estero, oltre a raccontare dei luoghi molto lontani, io ciascuno dei miei viaggi di lavoro, in preparazione di un reportage, di un'inchiesta giornalistica, lo preparo con tante tante letture approfondite. Questo è un consiglio che do a tutti i giovani.